questa iniziativa organizzata così bene, che purtroppo mancava 2 anni, è veramente importante che si ripeta, e speriamo il trentennale, che è un momento particolarmente importante per ricordare Giuseppe Fava, sia un punto di ripartenza, perché crediamo che ci sia ancora tanto da fare, nonostante i tantissimi sforzi della famiglia Fava, della Fondazione. Crediamo che è giusto che poi anche ognuno di noi assuma l'impegno di collaborare, quindi di portare il ricordo di Fava in giro, e bisogna ringraziare chi in questi anni ha fatto un enorme sforzo, anche qui a Palazzolo, il coordinamento, e vorrei ringraziare Lucio Gibilisco per lo sforzo generoso anche che ogni anno impiega per realizzare questo evento, per far sì che non si smette di parlare di Pippo Fava. E grazie a tutte queste iniziative che oggi in Italia, un po' in tanti settori, ragazzi di 20 anni si ispirano a Fava, lo prendono ad esempio nelle loro attività giornalistiche, di inchiesta e anche teatrali. Questo video mostra ancora una volta come tutta l'opera di Fava, la sua grandezza, la sua capacità di guardare la realtà da tutti i punti di vista, quindi non fermarsi esclusivamente all'inchiesta giudiziaria, ma anzi approfondirla, quindi metterci quello che io chiamo giornalismo militante nel senso positivo del termine, che poi è quello che i siciliani hanno fatto in maniera egregia e i cui effetti ancora oggi, poi sentiremo di Matteo su questo, si possono misurare sul campo. Siccome abbiamo fra pochissimo di Matteo in collegamento, io volevo fare una domanda a Claudio Fava, partendo da questo video, da questo filmato e dalle cose dette da Pippo Fava. Quanto oggi è applicabile questo messaggio, questa descrizione della realtà siciliana e italiana che suo padre ha fatto nella sua attività di intellettuale? Quanto è applicabile alla realtà di oggi? Cioè, ci rendiamo conto che sono passati 30 anni, ma lui con la sua capacità profetica è riuscito a vedere anche il Italia di oggi. Ci sono delle differenze, quali? Ma mi sembra che l'attualità sia del fatto che questo lungo racconto sulla Sicilia e sui siciliani, poi mi sembra bello che sia stato fatto qui, l'ultimo passaggio pubblico di mio padre in vita, c'era anch'io quel giorno, mi ricordo la sala del cinema, questa scolaresca, questo lungo discorso apparentemente sregolato, scapigliato, e allo stesso tempo consapevole e profondo del momento che si stesse vivendo. Mi piace pensare che sia stato Palazzolo ad ospitarlo. Ed è un discorso sul potere, non solo sulla mafia. E in questo senso è un discorso che dai tragici greci ad oggi ha una sua disperante attualità. Il potere è quel potere, complessità, che è il contrario di quello che hanno cercato di fare e di insegnarci nel corso degli anni, per cui non c'era il potere, non c'era una dimensione drammatica e allo stesso tempo ambigua, che vedeva insieme con gli stessi obiettivi chi gestiva economia, chi gestiva violenza, chi gestiva politica. Questi anni ci è stato spiegato, ci sono assassini e vittime, carnefici e vittime, e in mezzo c'è un paese che deve stare a guardare, assistere come gli episodi di una sitcom, applaudire, tifare, partecipare, ma sempre con garbato distacco. E invece questo discorso ci chiama tutti in causa, ci dice che nessuno ha ormai il bene dell'innocenza, che è il modo in cui il potere è entrato nelle vene aperte della nostra vita, il modo in cui ha contaminato di sé i luoghi e le forme della politica, delle istituzioni, della finanza, è un dato di fatto, un dato di realtà. Mi sembra in questo una lezione non profetica, ma di eterna attualità, vale oggi come valeva 30 anni fa, così come mi sembra straordinario, adesso riascoltando, non ascoltavo da anni, forse da decenni di anni, avevo visto qualche pezzetto, ma non tutto insieme fa impressione, perché ti fa capire quanto poco fosse improvvisato quel ragionamento, anche quanto dolore ci fosse dentro quel ragionamento, bisogno di raccontare tutto ciò che mio padre aveva conosciuto in 30 anni di giornalismo, e come non ci fosse superficialità, non ci fosse il bisogno di chiamare le cose per nome e cognome. E
poi io penso a quello che è accaduto 30 anni fa, poche ore dopo la sua morte, che era l'altra dimensione del potere. Cioè, prendiamo quest'uomo, prendiamo questo ragionamento, prendiamo questa cosa dura, forte, drammatica che ci racconta e spaziamola via. Perché dopo due ore dalla sua morte, dalla procura di Catania, quella a cui accenna garbatamente in quel discorso, arriva un segnale ai vivi e ai sopravvissuti. Si indaga a 360 gradi. Mafia. Parliamone con cautela, parliamone con pudore. Non è detto che c'entra la mafia, non è detto che qui ci sia la mafia, non è detto che raccontare queste storie, essere cantastorie di questo tempo, possa determinare una reazione di collera da parte della mafia. Ecco, questi due momenti che appartengono alla stessa terra, allo stesso tempo. Il racconto che Giuseppe Fava fa di che cos'è diventata la mafia come struttura articolata e determinata di potere e la reazione sprezzante con cui un pezzo della società siciliana reagisce alla sua morte, decidendo di guardare altrove. Io in questo sento che c'è anche il significato del lavoro che è stato fatto in questi tre anni, non tanto per conservare una memoria, la memoria è quella che si conserva nei confronti di chi non c'è più e come atto di solidarietà dovuta, il ricordo, e, diciamo, la nozione dei sentimenti, degli affetti, dei dolori, dei lutti. Credo che noi in questi anni abbiamo saputo coltivare non soltanto memoria, ma cronaca, senso di attualità, le cose che Fava diceva come una misura della vita che serve ogni giorno. E questo è il lavoro che è stato fatto qui, e da altri, un lavoro prezioso, perché oggi forse è più semplice, ma in passato un lavoro è stato fatto anche in grande solitudine, con molto silenzio attorno, e noi sappiamo come il silenzio serve anche a comprimere, a deprimere, a togliere linfa, a togliere vita. Se si è arrivati a 30 anni da quella morte a raccontarne quella vicenda con queste parole di assoluta attualità, io credo che sia merito di quello che Giuseppe Fava diceva allora, ma anche merito di chi si è caricato quelle parole sulle spalle e le ha portate a spasso per il mondo in questi 30 anni. Grazie. Io a proposito dell'importanza poi dell'attualità di Pippo Fava, l'ospite che adesso si collegherà con noi è Nino Di Matteo ed è il magistrato in questo momento che con il suo impegno in prima linea sta indagando sui rapporti, tra le altre cose, i rapporti fra Stato e mafia, o comunque fra una parte dell'istituzione della mafia, quella famosa trattativa che ha segnato una parte importantissima della storia italiana. E Di Matteo, mi piace dirlo, non è un caso che sia voluto essere qui oggi, non è un caso perché ha più volte ripetuto, compreso nel suo libro, nel libro con un'intervista con Lorenzo Mazzetti, che l'influenza che le inchieste dei siciliani e il messaggio, l'opera di Fava ha avuto su di lui è stata notevole, immensa, è stato condizionato anche nella sua scelta di entrare in magistratura, proprio perché quelle inchieste rappresentavano uno spaccato di una realtà che era forse molti negavano, perché non conoscevano, perché Fava lo scriveva e appunto, come ha detto poco fa Claudio, c'era una parte della società siciliana nel suo insieme che faceva finta che tutto questo non ci fosse a tutti i livelli, e lo si è visto anche dopo e forse in parte ancora anche a Catania, non solo, lo si continua a vedere. Quindi vorrei adesso, mi sposterò di là perché per motivi tecnici devo mettermi di lì, mi collegherei con Matteo. Buonasera, dottor Di Matteo.
Buonasera. Lo accogliamo. La sala è piena. Lei non può vedere la sala, ma la sala è piena e siamo contenti che in qualche modo sia qui, per motivi di sicurezza ovviamente la presenza fisica non è stata possibile, però lei ci teneva e proprio da questo vorrei partire, dal suo legame con la figura di Giuseppe Fava che ha ben descritto in più passaggi nel libro intervista con Loris Mazzetti. Ecco, può spiegare allora al pubblico del premio Fava cosa è stato per lei Giuseppe Fava? Sì, io innanzitutto tengo sinceramente a ringraziarvi, a ringraziare gli organizzatori, a ringraziare tutti coloro che sono presenti, a salutare con particolare affetto e amicizia il collega Sebastiano Ardita e a complimentarmi con la giornalista Esther Castano per quello che fa ogni giorno nella sua attività professionale con grande passione civile. Mi dispiace non essere lì, ma lei ha colto anche il senso del mio desiderio di poter in ogni caso partecipare, in ogni modo partecipare. Per me Giuseppe Fava, i suoi articoli, le sue inchieste nei primi anni Ottanta hanno significato molto, mi hanno fatto ulteriormente appassionare al tema della giustizia, della verità, al tema della liberazione della nostra terra dalla mafia e dalla mentalità mafiosa. E ricordo tutti quegli articoli, quelle inchieste, quella sui Cavalieri del Lavoro, quella su Lima, il potere andreottiano a Palermo, quelle particolarmente scomode e incisive anche sulla gestione opaca del potere politico e purtroppo anche giudiziario in alcuni uffici giudiziari della Sicilia. E, ripeto, per me quel tipo di giornalismo è il giornalismo che da cittadino desidero e sogno che continui ancora. Un giornalismo fatto di passione civile, di coraggio, un giornalismo che non aspettava le inchieste della magistratura, le intercettazioni, le dichiarazioni dei pentiti per denunciare e scoprire la verità. Un giornalismo che non era a traino delle procure e degli uffici giudiziari, ma che semmai invece stimolava gli uffici giudiziari. Un giornalismo capace di scuotere il potere, e certamente per questo motivo Giuseppe Fava è stato ucciso, per le sue inchieste sul potere, quello con la P maiuscola, quello che non si limita soltanto all'ala militare di Cosa Nostra, ma riguarda le collusioni col potere economico, col potere politico, con le infiltrazioni perfino nelle istituzioni e nelle istituzioni giudiziarie. Questo è il primo ricordo che vi voglio affidare con la passione di chi conserva la memoria della importanza di quel contributo, di quello splendido giornale che era I Siciliani, che costituiva un momento di rottura al quale tanti giovani siciliani, io ero un semplice studente universitario in quel periodo, guardavano finalmente come un'arma di riscatto civile della propria terra. Grazie. Lei ha c'è un aspetto dell'opera, dell'attività di Fava che lei ritiene particolarmente importante, che il mondo dell'informazione e della cultura oggi non dimentichi assolutamente. Mi può ripetere la domanda? Non ho sentito la prima parte, mi scusi. C'è un aspetto dell'attività di Fava che oggi il mondo dell'informazione e della cultura, un aspetto in particolare che non deve assolutamente dimenticare, che forse magari manca un po', che lei ritiene manchi un po'. Io da cittadino ho constato che, tranne per fortuna alcune eccezioni rare ma importanti, generalmente oggi nel mondo dell'informazione, a mio parere, è troppo legato
a quelle scelte, tra virgolette, di opportunità, di convenienza politica, di obbedienza a delle logiche del potere, quando addirittura non di obbedienza al padrone editore. E questo è quello che l'esempio di Giuseppe Fava dovrebbe oggi trovare la forza di smuovere, la capacità del giornalismo di fare veramente inchiesta, la capacità di essere cane da guardia, la capacità di denunciare, la capacità di essere un giornalismo anche contro, anche eventualmente contro l'attività dei magistrati e delle forze dell'ordine, un giornalismo che è attento comunque, che non si limita a recepire le notizie così come vengono fornite e filtrate, ma le cerca sul campo, le cerca con le proprie inchieste. Io non posso dimenticare, noi non possiamo dimenticare che quando Giuseppe Fava faceva certi nomi o spiegava certi meccanismi di collusione tra il potere politico ed economico e il potere mafioso, ancora quelli erano scenari che non erano stati aperti all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine. Mi piace ricordare questo. Vedete, troppe volte, a mio parere, negli ultimi 20 anni in particolare, la magistratura è stata accusata di aver invaso campi altrui, in particolare il campo della politica. E io dico che purtroppo è accaduto il contrario, cioè la politica ha delegato, e non solo la politica, alla magistratura in esclusiva il compito di contrastare la mafia, la mentalità mafiosa, la mentalità della illegalità e della corruzione. E purtroppo questa delega in bianco alcune volte è stata attribuita alla magistratura anche dal mondo della informazione. Giuseppe Fava era un giornalista che stava avanti, che stava in prima linea contro la mafia e la corruzione. Io sogno ancora da cittadino un giornalismo e anche una politica che si riappropriano del loro rispettivo ruolo e stiano a fianco dei magistrati più esposti, ma autonomamente rispetto alla magistratura, nel cercare la verità, nel combattere e denunciare le illegalità di ogni tipo. Visto che si è parlato di potere, anche Claudio Fava poco fa ha parlato molto bene del potere contro cui appunto Pippo Fava scriveva la verità. Lei ha detto un po' in controtendenza rispetto a quello che si dice di solito, che la mafia in realtà non si è evoluta, ma la mafia ha sempre avuto due facce, la faccia militare e la faccia, diciamo, la definita intellettuale, ovviamente con molte virgolette, cioè quella che si infila nei gangli del potere e agisce con i colletti bianchi, con gli affari, quelli che poi appunto Fava molto tempo prima, anticipando quello che poi oggi è un po' più noto, aveva scritto. La mafia quindi oggi, secondo lei, rispetto a 30 anni fa, non è cambiata, è soltanto una fase legata a un momento di reciproca convivenza, oppure c'è veramente quel cambiamento di cui si parla spesso, di abbassamento, di cambio di strategia? Ma io credo che la mafia, Cosa Nostra in particolare, sia sempre uguale a se stessa, che abbia cercato sempre di convivere con le istituzioni politiche e non, che abbia cercato sempre di esercitare il potere convivendo con le istituzioni e non necessariamente mettendosi contro le istituzioni. Esercitare il potere dentro le istituzioni. La parentesi corleonese, la parentesi degli anni 80, 90 di Totò Riina, ecco, probabilmente è stata, scuso per la ripetizione, una parentesi. Con la strategia di attacco frontale e violento allo Stato. Non dobbiamo però dimenticare che la storia di Cosa Nostra è fatta di corsi e ricorsi, non possiamo dire che quella strategia
sia stata definitivamente abbandonata. Io ricordo spesso le parole di un collaboratore di giustizia, che non è un collaboratore di giustizia qualsiasi, era un collaboratore di giustizia che proprio nel 92 faceva parte della commissione provinciale di Cosa Nostra, della cosiddetta cupola, quella che giornalisticamente viene definita cupola. Si chiamava Salvatore Cancemi e raccontava spesso di suoi ripetuti dialoghi con Riina, nel corso dei quali i due, Riina e Cancemi, convenivano su un dato, su un concetto: se non avessimo avuto i rapporti e i contatti con la politica, noi, Cosa Nostra, non sarebbe mai diventata l'organizzazione potente che è. Saremmo stati, così diceva Riina, una banda di sciacalli e come tale facilmente debellabile con un'azione normale di repressione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Io mi chiedo sempre, ed è uno stimolo che cerco sempre di poter attivare quando mi trovo a dibattere su questi temi, ma perché se loro, i mafiosi, hanno la consapevolezza della centralità, dell'importanza del rapporto con la politica e con le istituzioni, noi, lo Stato, la politica e le istituzioni, non dobbiamo ancora avere e acquisire la consapevolezza della centralità del tema della rescissione definitiva di quei rapporti? Certe volte abbiamo la sensazione con i colleghi di svuotare il mare con un cucchiaino. Fino a quando arrestiamo 10, 50, 100 mafiosi, anche i latitanti più importanti di Cosa Nostra, ci troviamo sempre a vedere come nel tempo queste persone vengano sostituite, magari con gente di minore spessore criminale, ma vengono sostituite. Ma se noi riuscissimo a spezzare definitivamente ogni possibilità di inquinamento, ma la parola inquinamento è troppo riduttiva, ma di osmosi tra la mafia e l'imprenditoria, la mafia e la politica, la mafia e le pubbliche amministrazioni, forse, anzi sono sicuro che in quel modo veramente potremmo definitivamente debellare la mafia. Questo è, a mio parere, un concetto che 30 anni fa, oggi è magari facile da sviluppare, ma 30 anni fa con una intuizione, con una determinazione e con una logica veramente bellissima, Giuseppe Fava testimoniò con i fatti, con le sue inchieste. Oggi la procura, la sua procura, il pool di magistrati che si è negato la trattativa è sotto attacco, non soltanto la minaccia di Riina, ma anche molto spesso da parti istituzionali. Abbiamo già vissuto negli anni, fra gli anni 80-90, il clima di Averenia attorno a Falcone e Borsellino. Ecco, ci sono delle similitudini, dei punti in comune con quel clima nel rapporto che la sua procura sta vivendo con istituzioni, anche parte della politica, mondo dell'informazione e anche parte della magistratura? Ora so che lei non parla volentieri delle sue inchieste, rimane molto, però diciamo, ci sono dei punti di contatto anche per le cose che lei ha subito, al di là delle minacce, che sono già una cosa difficile, ma credo che lei ormai sin dall'inizio della sua attività vive sotto scorta. Quali sono questi punti di contatto fra i due periodi? Guardi, ovviamente facendo il debito distinguo tra l'importanza e la grandezza di Falcone e Borsellino e della loro attività e la nostra attività di oggi, purtroppo le devo dire che per molti aspetti il clima è sempre quello, nel senso che è la storia che si ripete ogni qualvolta le indagini di mafia oltrepassano il livello anche importante, per carità, dell'ala militare. Nascono le polemiche, le delegittimazioni, che sono una costante nella storia della mafia e dei poteri che sostengono la mafia.
Stiamo ricordando Giuseppe Fava, voi, gli amici di Giuseppe Fava, gli allievi, i figli, la famiglia, hanno subito, dopo il dolore dell'uccisione del padre, il solito cliché della delegittimazione anche post morte. Le piste sbagliate, la delegittimazione, la voluta diffamazione anche rispetto alla memoria del morto di mafia. E oggi io credo che si corra un rischio. Dopo le stragi del 92 e del 93, lo Stato, almeno la magistratura e le forze dell'ordine, hanno avuto uno scatto di orgoglio che ha reso più compatto il fronte repressivo giudiziario. Purtroppo io credo che il rischio che si corre è questo, che la distanza e il trascorrere del tempo, la distanza temporale, il trascorrere del tempo, il fatto che non ci siano più morti eccellenti per le strade della Sicilia, allenti quel vincolo di tensione morale che invece aveva consentito di consolidare il peso e la forza della magistratura e delle forze dell'ordine. Cioè il rischio del calo di tensione e di attenzione c'è, il rischio di tornare alle vecchie logiche per cui i colleghi più esposti vengono considerati colleghi protagonisti o colleghi che vogliono lavorare semplicemente per acquisire potere, visibilità o addirittura per intenti politici. Questo rischio c'è e si respira, così come purtroppo abbiamo respirato, non posso più entrare nello specifico, ma in tutti questi anni in cui abbiamo cercato con i nostri errori, con i nostri limiti di fare luce su quegli anni, 92, 93, 94, abbiamo respirato una diffidenza generalizzata sia a livello istituzionale, a livello politico e purtroppo anche a livello di mass media. Abbiamo avuto critiche non sempre ragionate, perché le critiche ragionate sono ovviamente ben accette e ci mancherebbe altro, ma critiche delegittimanti e gratuite da tutti gli schieramenti politici, da destra, da centro e da sinistra. Bene, questo ci dà la forza per ragionare su un dato. Evidentemente se tutti ci hanno criticato, nessuno può dire in buona fede che noi con questa inchiesta abbiamo cercato di aiutare una parte politica in danno delle altre. Stiamo cercando semplicemente di arare, di approfondire tutti quei punti che già sentenze passate in giudicato indicano come necessitanti di approfondimento. Continueremo a farlo, ma siamo consapevoli che ciò continuerà ad attirare anche in futuro sempre di più attacchi che non sono nemmeno tutti in buona fede, mi consente di dirlo. Arriveranno al punto, probabilmente già ci sono arrivati, ma la cosa non ci interessa e non mi interessa di dire che perfino le parole di Totorrina sarebbero inventate o indotte chissà da chi e chissà per quale motivo a favore della magistratura. Di fronte a questo non resta che andare avanti, lasciarsi dietro questi tentativi meschini di delegittimazione che sono sempre stati una costante, se ci pensiamo, in tutte le vicende di mafia, a partire da quella che voi state ricordando e cercando di onorare la memoria di Giuseppe Fava. Beh, tra l'altro proprio è stato detto da una mente acutissima come Vittorio Sgarbi, che è il sindaco di un paese sciolto, poi il cui comune è stato sciolto per mafia, quindi quel discorso delle parole di Rina che sono fatte, sono dette per fare un favore a Di Matteo, è stata proprio una delle ultime uscite vergognose a cui abbiamo assistito. Lei, dopo le minacce, l'intensificarsi delle minacce da parte di Rina, ha comunque ricevuto la solidarietà di tantissime persone, sia nelle piazze, davanti ai tribunali, in rete,
è stato un grande movimento di cittadini, forse questo è un elemento anche di novità importante, forse il segno che l'educazione alla legalità è servita e quindi nelle scuole forse si insegna bene anche lì la legalità, a differenza di quanto qualcuno ha sostenuto in editoriali, in giornali, di quei dei nazionali. E Falcone diceva che il cittadino deve denunciare, ma che non si può pretendere l'eroismo dal cittadino. E è stato anche detto che per far sì che un cittadino possa denunciare è il caso che lo Stato si doti delle leggi e degli strumenti necessari affinché ci sia totale protezione per il cittadino. Palazzolo è una delle città in cui il movimento anti-racket è stato pioniere, nato prima che da altre parti. E quindi queste cose le conosce molto bene, così come la provincia di Siracusa. Le volevo chiedere, lei ha parlato di un personaggio molto importante, di cui si parla poco, che è Nino Miceli, l'imprenditore genese, che ha mostrato quel coraggio. Ecco, ma oggi quanto è possibile per lo Stato proteggere un uomo come Nino Miceli in maniera adeguata? Cioè, ci sono delle lacune che le ravvisa in questo, dei passaggi in avanti che bisogna fare? Anch'io sono convinto che, perché ovviamente il miglioramento del sistema di protezione in senso lato del cittadino che denuncia e soprattutto dell'imprenditore che denuncia il racket sia sempre perfettibile, però io sono, da questo punto di vista, sono ottimista perché rispetto a quando venne ucciso Libero Grassi a Palermo o rispetto a quando l'imprenditore genese che lei ha riportato ebbe il coraggio di denunciare i suoi estorsori in un'aula di tribunale nel 94-95 a Gela, oggi sono molti di più gli imprenditori e i commercianti che hanno il coraggio di denunciare il racket, perché è molto più efficace il sistema complessivo di protezione dello Stato, non soltanto a livello di protezione come tutela dell'incolumità fisica, ma oggi funziona molto meglio il meccanismo della indagine giudiziaria sulle estorsioni, anche non necessariamente scoprendo la collaborazione del denunciante. Quindi da questo punto di vista tantissimi passi in avanti sono stati fatti, così come mi riallaccio alla prima parte della sua domanda, è molto confortante vedere come anche nei quartieri più a rischio delle nostre città o nei paesi a più alta densità mafiosa la mentalità stia cambiando. Noi abbiamo dei giovani che probabilmente sono molto meglio della nostra generazione e certe volte l'opinione pubblica è molto più attenta al tema della vera legalità, purtroppo anche rispetto a certi settori istituzionali. Le ricordo, mi piace ricordare a tutti voi che siete presenti un piccolo episodio. In questo oceano di solidarietà che mi è arrivata da parte dei cittadini comuni, ma quella che conta di più. Qualche giorno fa mi hanno voluto incontrare, mi sono venuti a trovare al Palazzo di Giustizia in procura gli alunni delle scuole elementari e medie di un quartiere, Bocca di Falco a Palermo, un quartiere da sempre ad alta densità mafiosa, che hanno voluto consegnarmi dei piccoli temi di solidarietà che avevano voluto fare. Mi hanno raccontato le maestre che sono stati i ragazzini a volere organizzare questo incontro e a volere scrivere quei pensieri. Guardi, questo ci responsabilizza ulteriormente, soprattutto a noi uomini delle istituzioni, ma a tutti, a coloro i quali sono impegnati in politica o nel mondo del giornalismo. Noi abbiamo la responsabilità di non disilludere questi giovani, di porci come esempio credibile e semplice di onestà e di coraggio, null'altro. Io da questo punto di vista sono convinto che la rivoluzione culturale che porterà alla fine
alla sconfitta definitiva della mafia è partita, ed è partita dal basso, dai giovani, da gente che apparentemente è assolutamente lontana dalle istituzioni, ma che in realtà è più coraggiosa, è più convinta della liberazione della mafia di quanto spesso non lo siamo noi istituzioni. Una domanda, poi la libero. E non le chiedo se arriverà mai ovviamente a scoprire la verità sulla trattativa Stato-mafia, perché credo lei stia lavorando per questo. E Falcone e Borsellino hanno detto che la mafia un giorno sarebbe stata sconfitta. La sua idea a tal proposito qual è? In parte l'ho anticipata. Io sono convinto che la mafia sarà definitivamente sconfitta, ma potrà essere sconfitta soltanto partendo da una rivoluzione del pensiero e dei comportamenti, che deve partire dai giovani soprattutto, perché questo mi piace dirlo quando riesco ad andare nelle scuole o a incontrare studenti universitari. La mafia ha sempre nuotato nel mare della mentalità del favore, della raccomandazione, dell'appartenenza, del lobbismo, del privilegio, della scorciatoia anche per ottenere il proprio diritto, il soddisfacimento del proprio diritto. Quando riusciremo a cambiare questa mentalità, io credo che anche l'organizzazione militare mafiosa verrà lentamente ma inesorabilmente debellata, non troverà più lo spazio per potersi affermare. Se la mafia è diventata così, così forte, così potente, lo ricordavano ben più autorevolmente di noi Falcone e Borsellino, è stato perché c'è stata una massa troppo ampia, una fetta troppo ampia di popolazione, di cittadinanza, che è stata indifferente, che è stata ad assistere alla lotta tra la mafia e i giudici e i poliziotti e i carabinieri antimafiosi come se fosse una partita di calcio, ma alla quale si assisteva senza tifare per nessuno. Quando questa massa degli indifferenti prenderà posizione, ciascuno col proprio ruolo, ciascuno col proprio compito, ciascuno col proprio coraggio, io credo che la speranza e il convincimento di Giovanni Falcone sulla fine del fenomeno mafioso si avvererà. Noi però come istituzione abbiamo un compito, quello di non arretrare di un centimetro mai, di non sottovalutare mai il fenomeno mafioso, di non pensare che la mafia oggi sia finita solo perché non c'è il morto eccellente, e soprattutto, come dicevo prima, di fare il salto di qualità. Abbiamo bisogno di fare il salto di qualità. Va bene la repressione per le estorsioni, i traffici di stupefacenti, i reati comuni di Cosa Nostra. Abbiamo bisogno però che anche il legislatore, la politica consenta alla magistratura di reprimere adeguatamente anche un altro tipo di reato, quello contro la pubblica amministrazione, quelli legati alla corruzione, all'aggiustamento degli appalti, alle turbative d'asta, perché quei comportamenti, quelle condotte che purtroppo oggi in Italia, nel nostro sistema, non sono adeguatamente puniti, quasi tutti quei reati vanno in prescrizione prima che si concludano i processi, questi comportamenti costituiscono il grimaldello, la chiave attraverso la quale le mafie infiltrano e penetrano il mondo delle pubbliche amministrazioni, dell'amministrazione degli enti locali, il mondo delle istituzioni. Abbiamo bisogno di questo salto di qualità anche da un punto di vista dell'impegno e della previsione del legislatore.
Io la ringrazio a nome della gente di Palazzolo. Questo applauso lungo è significativo, la ringrazio anche personalmente, non soltanto per l'intervista, per la disponibilità, augurandoci magari che l'anno prossimo ci si possa ritrovare qui insieme fisicamente, e poi la ringrazio anche a livello personale perché il suo impegno, almeno il suo impegno mi fa sentire orgoglioso di essere in questo caso italiano, di essere rappresentato nelle istituzioni da persone come lei e dai suoi colleghi di Palermo. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, le sue parole un po' mi imbarazzano, i suoi apprezzamenti, nel senso che certe volte penso di non meritare tutta questa solidarietà e fiducia. Io ringrazio voi perché ancora sentite il bisogno, la necessità e il piacere di ricordare persone come Giuseppe Fava e siciliani che quando io ero giovane mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere siciliano e soprattutto mi hanno fatto ancora di più innamorare di quello che poi sarebbe stato da lì a qualche anno il mio mestiere di magistrato. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Per venire dopo questa intervista direi che è una battaglia persa quasi in partenza, però probabilmente le parole di questo esimio ospite che ci ha tenuto veramente, nonostante tutte le difficoltà, a essere qua oggi, non solo ci rincuorano, non solo ci rassicurano, ma soprattutto ci fanno vedere le cose con altri occhi e con altre orecchie. E credo che anche questa saletta qui veramente stracolma quest'anno, io ho assistito ad alcune edizioni del Premio Fava e stasera siamo veramente in tanti, possa rappresentare uno di quei diciamo avamposti alla illegalità, contro l'illegalità, avamposto di legalità che tante volte cerchiamo nella nostra vita. Io non posso che aprire questo mio piccolo intervento ringraziando Lucio Gibilisco e tutto il coordinamento, perché se oggi siamo qui lo dobbiamo anche a loro, alla famiglia Fava. La memoria, come si diceva prima, è qualcosa che riguarda in una certa parte chi non c'è più. In realtà si vive sempre due volte, nella propria vita fisica e nel ricordo degli altri, e se oggi siamo qua è anche perché Giuseppe Fava credo sia nel suo più fondamentale significato ancora vivo tra tutti noi. Io guardavo prima il filmato, l'avevo guardato ieri a casa e mi sono accorta di essermi persa tanti gustosi dettagli di cui Giuseppe Fava parlava. Probabilmente perché, chiedendomi il motivo, probabilmente perché sono rimasta affascinata di questa sua capacità di raccontare le cose, e non parlo solo della sua naturale e inimitabile capacità affabulatoria, narrativa, di storytelling, diremmo oggi, ma probabilmente perché era un uomo che sapeva parlare di cose gravi con un'eleganza e una civiltà che purtroppo oggi negli interlocutori istituzionali, ahimè, spesso che abbiamo, non ritrovo più. Oggi siamo abituati al clamore dell'invettiva, oggi siamo abituati a dare maggiore credito a chi alza la voce di più, probabilmente, perché lo scoramento, perché la protesta hanno preso il sopravvento. Devo dire che se ho perso qualcosa in una prima visione del senso di quanto diceva Giuseppe Fava è perché mi ha fatto ricordare quanto è bello quando le parole sono chiare, sono serene, sono eleganti e soprattutto hanno un significato. Il discorso di Giuseppe Fava era un algoritmo, spiegava come funziona la mafia. C'erano le parentesi, mi è sembrato quasi di vedere le incognite, c'erano i punti di domanda, c'erano i punti di equivalenza,
ma era tutto molto chiaro. Oggi probabilmente la mafia, il meccanismo mafioso, si insinua anche attraverso una perdita di quello che il linguaggio dovrebbe avere, prima ancora che il giornalismo, cioè l'efficacia di attribuire ad un significante un significato. Questo ci hanno insegnato, che ogni parola ha un significato ben determinato. Leggendo i giornali oggi, probabilmente non so se si hanno alla fine della lettura le idee più chiare o le idee più confuse, perché tante volte, vuol dire, gli eufemismi superano abbondantemente le definizioni. Questa era così una mia prima riflessione rispetto al valore del giornalismo di Giuseppe Fava, un valore che stava appunto nel fatto che le parole avevano un significato ben preciso, ben determinato, e probabilmente c'era molto poco, nessuna possibilità di confondere quanto lui andava spiegando non a caso ai ragazzi delle scuole. Grazie Valentina. Io adesso vorrei chiedere al dottor Ardita, parlando di potere, Messina è una realtà particolare, nel senso che già negli anni passati, lo dimostra anche le inchieste di Beppe Alfano, si è smascherata un legame molto stretto fra poteri diciamo, massonici, imprenditoriali e mafiosi e politici. E quindi penso che lei, che vive quel territorio, lo conosce da vicino, possa ben raccontare cos'è il potere in una realtà provinciale che per molti anni è stata considerata una realtà quasi amorfa, nel senso che comunque si diceva la famosa frase della provincia babba, perché si pensava che a Messina non ci fosse assolutamente nulla. Oggi qualcosa è venuto fuori grazie alle inchieste, grazie anche, devo dire, all'opera di un giornalista anche in quel caso, che fu Beppe Alfano. Lei, rispetto a questo, poi qualche tempo fa ha scritto una riflessione che ho trovato, nella quale affronta il tema mafioso a 360 gradi, un po' come in una parte del filmato ha fatto Fava, come abitualmente faceva Fava, e ha parlato di condizioni anche sociali, che poi sono le stesse di cui parla anche Fava nel filmato, cioè il fatto che per combattere la mafia è fondamentale che si creino le condizioni sociali affinché non sia più conveniente affidarsi al potere mafioso. Ecco, rispetto a questa riflessione le vorrei fare una doppia, una duplice domanda. Uno, quanto è applicato, quanto è ancora vivo a Messina, questo nel territorio messinese, nella provincia, quello che è stato denunciato anni fa, anche alla luce del cambiamento politico che c'è stato a Messina, che comunque ha portato avanti una forza completamente lontana rispetto a quelle che hanno amministrato la città nel passato. E poi la seconda è, rispetto a quello che lei ha scritto in quella sua riflessione, a volte non c'è il rischio, la prendo un po' come una provocazione ovviamente, che ciò gli possa diventare un alibi anche per qualcuno in Sicilia, non solo in Sicilia, rispetto appunto all'assenza e alla mancanza dello Stato? Grazie, io innanzitutto vi ringrazio per avermi voluto qui con voi in questa serata, il senso che ha questa serata, nella quale non solo si rievoca la memoria, come giustamente Claudio Fava ha voluto ricordare all'inizio, ma qualcosa di più si intende fare, si intende attualizzare quel portato di esperienze, anche diciamo, di comunicazione, di senso della legalità, che stasera con la lezione magistrale di Giuseppe Fava qui proiettata su questo schermo si è inteso offrire. Sì, Messina, Catania, la Sicilia orientale, i nostri territori, nei quali spesso è stato difficile distinguere il vero volto del potere, quello che ci è stato spiegato oggi molto bene anche nella vostra intervista al collega mio Di Matteo, che si presenta diverso laddove mancano episodi di un certo tipo, momenti di rottura, ma che pure i momenti di rottura li ho conosciuti, perché anche Messina e Catania hanno avuto i loro volti eccellenti, e guarda caso sono stati dei giornalisti, cioè sono stati Giuseppe Fava a Catania e Beppe Alfano a Messina, hanno rappresentato per questi territori, hanno rappresentato un momento importante di rottura, perché il rapporto tra la mafia e la verità è stato la vera causa, la vera scaturigine di questi fatti. Quindi
quello che si vuole intendere quando si cerca di guardare al di là della legalità formale è proprio questo tentativo di guardare alle cose nella loro sostanza. Noi abbiamo vissuto, intanto quell'articolo partiva da questo presupposto, una stagione di antimafia, come dire, etichettata, istituzionalizzata, no? Questo è stato un rischio, perché l'antimafia, come tutte le forme di ricerca della verità e della giustizia, quelle con la P maiuscola, passano attraverso un'applicazione intelligente della legge e quindi attraverso un'applicazione intelligente degli strumenti che la società ha per diffondere il sano vivere insieme. La bellezza del vivere insieme, la legge in sé non è portatrice in sé di un valore, lo è se viene applicata, se viene applicata sempre e in modo giusto, allora sì, in quel caso con valore. E Giuseppe Papa questo lo ha spiegato in quella meravigliosa lezione, lo ha detto facendo l'esempio delle costruzioni abusive che sono il frutto del sacrificio di chi per anni è stata una miniera. Cioè la legalità per noi siciliani, che cos'è? È un bene così prezioso, ma riusciamo a tradurlo in uno strumento di benessere, oppure diventa semplicemente un discrimine, un modo per legarsi, come dire, a momenti così gridati nei quali invece manca la sostanza? Quello era il senso di quell'intervento. Io penso che, certo, potrebbe essere un alibi dire lo stato del lontano, ma è proprio il senso inverso che noi vogliamo cogliere. Dobbiamo partire da quel risveglio delle istituzioni che tengono il pallino in mano, quelle che alla fine consentono di dare alle risorse pubbliche, alla legge, alla buona amministrazione, un'opportunità per tutti, per gli ultimi. Noi abbiamo assistito, sembra quasi veramente di vedere un film proiettato nel futuro, e viene alla pelle d'oca a sentire cose che sono state dette 30 anni fa in questo stesso centro da Giuseppe Fava. Abbiamo assistito a una trasformazione del potere. Il potere non è stato più considerato soltanto le dinamiche dei rapporti sociali, il conflitto fra datori di lavoro e lavoratori sulla base di rapporti sociali ingiusti. Non è stato più considerato soltanto la violazione palese e patente dell'illegalità attraverso i fatti che tutti riconoscono, le rapine, gli omicidi, le cose, diciamo, che lasciano una traccia sociale forte, ma si è travestito da interessi, diciamo, oscuri, ha lavorato nelle lobby, ha intercettato i grandi traffici dalla droga ai rifiuti e si è purtroppo trasferito anche, ahimè, nelle istituzioni economiche. Lo diceva 30 anni fa Giuseppe Fava. Purtroppo le banche hanno avuto un ruolo e non sempre la legislazione è riuscita a stare dietro a questi fenomeni. Come fai a spiegare oggi a qualcuno che ha investito i risparmi di una vita su un titolo e lo ha visto crollare del 99,9%? Cioè avere, come è successo purtroppo in Italia, con titoli che hanno un nome e un cognome, avere, che ne so, 50.000 euro in un'azione che improvvisamente crolla e ti restano in mano 500 euro, come si fa a spiegare a una persona che ha investito e che credeva in quella compagine aziendale, quando poi quella stessa persona viene a sapere che il manager di quell'azienda con la stock option ha guadagnato tutti i suoi soldi e se li portati via e magari nessuno gli dice nulla? Cioè esiste un modo di intendere l'economia, un modo a volte di intendere la gestione della cosa pubblica, i rapporti sociali, che è contro il cittadino, c'è poco da fare, è contro gli ultimi, ed è questo il messaggio vero della legalità, ed è questo purtroppo l'alleato principe della mafia. La mafia ha sempre lavorato per le oligarchie e non ha mai pensato ovviamente alla gente, al popolo, ha fatto finta di pensare al popolo, ha sfruttato il popolo e ha offerto naturalmente una serie di opportunità replicando questo sfruttamento. Quindi questo era il senso di quella ricerca delle nuove illegalità, dei nuovi poteri illegali, che poi, diciamo, oggi rappresenta davvero il senso di una ricerca rinnovata. Lei ha difeso anche Di Matteo nel procedimento del CSM, e a proposito di istituzioni, quell'altro, al di là poi del, non so se possiamo entrare poi nel merito della questione, però quell'altro è un atto che a tutti noi è apparso esclusivamente politico, non una procedura da seguire. Rispetto a questo, rispetto a un magistrato che è in prima linea, che è minacciato, che vive già una condizione di isolamento, a proposito di credibilità e di esempi che noi dovremmo dare un po' tutti, quindi a partire dalle istituzioni,
quanto pesa un provvedimento del genere nei confronti di Matteo in un momento come questo, tra l'altro su una cosa che insomma è sembrata abbastanza, non voglio usare il termine forte, però, diciamo ridicola. Io probabilmente non giudizi su quello che è l'iniziativa o su quello che è il fondamento dell'azione disciplinare che era stata inizialmente prospettata e poi successivamente per la quale è stata richiesta l'archiviazione, il proscioglimento. Io posso solo dire questo. Certamente la situazione di Di Matteo è una situazione che va affrontata tenendo ben distinti due ambiti, nel senso che quello che gli veniva contestato, oggi per fortuna su quella contestazione c'è la richiesta di proscioglimento, dobbiamo ripeterlo, era di aver detto semplicemente che la posizione del Capo dello Stato, con riferimento a quelle certe telefonate che erano state registrate, era per nulla influente, per nulla rilevante, erano telefonate che non avevano nessun peso, nessuna rilevanza, e quindi si sarebbe proceduto alla loro distruzione secondo quelle che erano le regole vigenti all'epoca del codice di procedura penale. Questo aveva detto. Ed era naturalmente una vicenda che, per le caratteristiche, per le modalità con le quali si era sviluppata, ci lasciava ritenere che potesse giungersi facilmente al suo proscioglimento o alla sua assoluzione nella sede dibattimentale dinanzi al CSM. Naturalmente questa vicenda si innesta in una situazione personale molto particolare, che era quella vissuta da Di Matteo sul piano personale, professionale, individuale, di uomo e di magistrato. Vedete, abbiamo sentito oggi dire, giustamente, in modo abbastanza così, anche un po' impreciso, ma di minacce a Di Matteo. Rina non ha rivolto nessuna minaccia a Di Matteo. Rina è stato registrato mentre, parlando con un altro detenuto, ha dato, cioè un'espressione, a un ordine di morte, a una condanna a morte, ha comunicato a quel detenuto la sua intenzione di uccidere Di Matteo, che è una cosa diversa da una minaccia, perché una minaccia è, come dire, la prospettazione di un male ingiusto, che probabilmente poi non verrà, soltanto allo scopo di condizionare l'interessato, e quindi è un atto rivolto all'interessato. Qui invece siamo di fronte alla comunicazione di un ordine di morte in cui l'interessato viene a saperlo solo per caso, ed è un caso veramente, diciamo, particolare. Quindi la situazione di Matteo è questa, non è quella di una persona minacciata, ma ce ne sono tante, e sulle cui minacce poi si può aprire un dibattito se sono minacce fondate, infondate, quanto c'è di vero, quanto non ci sia. Qui c'è qualcosa di diverso, c'è un ordine di morte registrato in diretta. Dunque su questo occorrerebbe fermarsi e non andare oltre nel dare valutazioni, diciamo, sulla entità di questo pericolo corso, perché il pericolo è lì ed è ancora in piedi per chi conosce le regole di Cosa Nostra. Allora, la fuoriuscita di questa notizia nella dimensione esterna, intendiamoci, senza colpe del sistema penitenziario, ha messo fortemente in crisi il sistema filtro delle comunicazioni esterne che il 41 bis vorrebbe realizzare, e dunque ha messo fortemente in crisi in modo indiretto, per il fatto stesso che questa informazione, questa circostanza, questo fatto è venuto fuori all'esterno, la stessa sicurezza penitenziaria, perché un soggetto, Totò Riina, capo di Cosa Nostra, ha continuato ad essere consacrato capo di Cosa Nostra, avendo potuto parlare e discutere di un ordine di morte nei confronti di un magistrato così esposto come Di Matteo. Non è un fatto da poco, è un fatto rilevante, un fatto che non ha precedenti nel nostro paese, nella nostra storia istituzionale. Quindi veniamo al dunque. Lo Stato ha un solo volto, lo Stato ha una sola faccia, che per quello che mi riguarda è la faccia di uno di Matteo. Non ha più facce, non è che si può, come dire, esprimere solidarietà da un lato e dall'altro, come dire, provare a valutare Di Matteo come un magistrato che non è un bravo magistrato. Quindi la soluzione scelta di chiedere il proscioglimento è una soluzione giusta, che io condivido, che non c'entra nulla con la vicenda delle minacce, ma che letta insieme ha un senso, dà il senso di una valutazione unica della situazione esistente, nel senso che io posso procedere nei confronti di un magistrato se commette un errore, se fa qualcosa di grave, posso decidere di indagarlo disciplinarmente, non è forte, perché svolge una funzione giudiziaria, se ha commesso qualcosa di grave, ma se quello che si contesta
è obiettivamente privo di elementi di particolare gravità, in quelle condizioni apparrebbe davvero una situazione, come dire, fuori dal normale. Quindi giustamente è stato chiesto, per questo motivo è stato chiesto il procedimento. Noi dobbiamo essere anche, come dire, concreti, ottimisti, non vedere sempre le cose nel modo sbagliato. Una volta tanto dire che una cosa giusta viene fatta, sottolineata per quello che vale. Però dico, c'è sempre nell'opinione pubblica il bisogno di riconoscere uno Stato, un solo volto dello Stato, e non una realtà bifronte o trifronte, perché questo, come dire, crea anche nella pubblica opinione un disorientamento. Sì, infatti, diciamo, la parte precedente del procedimento è quella che ha lasciato abbastanza perplessi, la soluzione chiaramente ci rende tutti quanti più tranquilli da questo punto di vista. Io volevo chiedere a Claudio Fava, da persona che ha un'esperienza lunghissima in politica e ovviamente un'esperienza prestigiosa anche a livello giornalistico, c'è un elemento, rifacendo a quello che diceva il dottor Ardita, si parlava di intercettazioni. C'è stato un momento in cui lo strumento delle intercettazioni è diventato un tema su cui si è trovata quasi una compattezza politica, almeno per una buona parte del mondo politico, senza alcuna distinzione, cioè si è andati contro lo strumento delle intercettazioni e creando anche un clima nei confronti dei magistrati che sono stati costretti anche a prendere posizione. Lo stesso Procuratore di Palermo, poi come dice anche Di Matteo nel libro, ha sentito il dovere di intervenire sia su quello che sulla riforma della giustizia che si era pensato di fare e che non andava proprio a favore dei magistrati, ma creava delle scappatoie per molti processi eccellenti. Oggi, per la sua esperienza politica, la situazione attuale ci lascia tranquilli da questo punto di vista? Cioè, si uscirà fuori da questo grosso utilizzo strumentale della giustizia in politica, e quindi che esclude qualunque tipo di dibattito, qualunque tipo di ragionamento sereno sul tema, oppure dobbiamo aspettarci ancora dei peggioramenti da questo punto di vista, visto anche il caos che c'è in questo momento a livello politico in Italia? Ma la situazione, mi presentate di definirla tranquilla, ma anche alla luce delle cose che ho ascoltato, che ho visto, le reazioni intolleranti, indispettite, pregiudiziali nei confronti della vicenda che riguarda Di Matteo, e che mi hanno ricordato molto quello che il nostro paese ha vissuto 25 anni fa, un'altra stagione che ha anticipato il tempo delle stragi e che ha vissuto momenti drammatici, penso all'attentato ad Addaura. L'attentato ad Addaura, non diciamo da bottegai raccolti in fondo a una discussione, ma da autorevoli opinionisti sui media nazionali, nella discussione politica. Il dibattito che crebbe in quei giorni fu considerato una messa in scena organizzata da amici di Giovanni Falcone. Noi dobbiamo conservare non solo memoria della morte dei nostri morti, ma anche memoria delle cose che hanno preceduto e seguito quelle morti. Dobbiamo conservare memoria della storia, della loro interezza, della loro complessità. La storia è dipinto complesso, non fermiamoci a una tessera di quel geografico, esaminiamoli tutti, nella complessità noi leggiamo cose che forse non vorremmo leggere. In Italia una corrente di pensiero 25 anni fa disse, sostenne, scrisse, affermò e tradusse anche in atti politici e legislativi che questi giudici a Palermo avevano fatto della lotta alla mafia una occasione di carriera personale, e che molte delle cose che accadevano erano frutto di un'ansia di protagonismo. Adesso che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono come San Paolo e San Sebastiano, abbiamo bisogno di celebrarli e di onorarli ogni giorno, ma 25 anni fa anche coloro che oggi si battono il petto quando li nominano erano tra quelli che dicevano la procura di Palermo, l'ufficio istruzione, il pool antimafia, vanno smantellati. Sono luoghi di protagonismo, di esibizione, sono luoghi in cui un potere giudiziario è diventato totalmente incontrollato, definitivamente anarchico, e va calmierato, bisogna mettere qualche zavorra
che permetta e che impedisca a questo potere di andare a guardare troppo dentro i luoghi torbidi della verità. Stanno accadendo le stesse cose, amici. Stanno accadendo le stesse cose. Io ho partecipato 2 settimane fa a una trasmissione televisiva che considero una, tutto sommato, le più garbate, no? Alla fine sono pochi gli ospiti, si discute tutto sommato con un certo livello di civiltà e non mi ricordo nemmeno come si chiama. Però mi sono trovato un giornalista in studio, che è uno degli opinionisti invitati in quella trasmissione come ospite fisso, che è anche giornalista accreditato, no? Rappresenta una testata certamente non autorevole sul piano politico, ma sul piano, come dire, della diffusione della lettura, sì, che diceva: oh, ma siamo sicuri che non sei inventata Di Matteo? Detto: no, scusi, aspetti, se lei insiste su questo piano, mi alzo e me ne vado, perché non voglio che nemmeno la mia presenza sia una sorta di legittimazione di quello che sta dicendo. Cioè, le sta affermando che tutto quello che è accaduto in queste settimane, quello ci spiegava il giudice Ardita, cioè che non siamo in presenza di una minaccia, ma di un ordine di morte. È una messa in scena di un gruppo di magistrati palermitani che hanno l'ansia di costruire una piccola platea di protagonismo per le loro carriere, e dello stesso paese che 25 anni fa queste cose le diceva nei confronti di Falcone e Borsellino, e andiamo incontro a una possibile nuova stagione di stragi con questo senso di impunità. E questo dobbiamo chiederci, quello che chiedeva, che diceva Giuseppe Fava a quei ragazzi che oggi saranno, alcuni di quali saranno tra voi, adulti, donne e uomini fatti e finiti, guardate che o noi riusciamo a restituire il segno della convenienza alla lotta alla mafia, oppure se noi lasciamo ambiguità, torpore su questo snodo, ovviamente continueranno ad essere più forti, ad avere egemonia gramsciana sul piano culturale, e la convenienza si costruisce in questo modo, quando c'è un magistrato che sta cercando di restituirci adesso, assieme ad altri magistrati, qualche spunto di verità sulle cose accadute 20 anni fa nel corso di questi 20 anni. Per puro pregiudizio politico, puoi dire che adesso, se qualcuno gli vuole fare la pelle, se l'ha inventato lo stesso magistrato perché vuole fare carriera? Se noi abbiamo questo debito di verità, oggi il problema non è capire quanto protagonismo ci possa essere nelle parole di qualche magistrato, ma quanta verità c'è stata sottratta. Noi abbiamo chiuso la nostra vicenda storica 20 anni fa, sapendo che da una parte c'è una banda di forsennati carnefici corleonesi che aveva lanciato il guanto della sfida allo Stato, stragi, 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 dall'altra parte le nostre vittime sacrificate, i nostri martiri poi elevati al rango di eroi volontari, in mezzo niente. Poi scopriamo, anno dopo anno, che ci sono state altre cose, altri, come dire, elementi collusivi, di contatto, di consapevolezza, che c'erano uomini delle istituzioni che sapevano di una possibile trattativa, che hanno taciuto per anni. Ci siamo chiesti come sia possibile che il covo del capo della mafia non sia stato perquisito per 1 mese. Ci siamo chiesti come sia possibile che il capo della mafia con Rina in galera sia stato latitante, con una latitanza probabilmente garantita per più di 20 anni. Ce lo chiediamo oggi per Matteo Messina Denaro. È un gruppo di magistrati che questa domanda se la fa anche in punta di codice e che cerca di restituirci non una sentenza, un processo, una condanna, ma un po' di verità per riflettere su la storia della quale noi oggi siamo figli e viene, come dire, aggredito nel modo in cui è aggredito oggi nel dibattito politico, nel dibattito sui media. Noi da questo dobbiamo partire, perché altrimenti non ci rendiamo conto quale disperata attualità ci sia nelle parole di Fava. Oggi il pretesto di una sindaca che millantava lotta alla mafia per poi fare i suoi miseri affari da 400 euro a borsa firmata diventa l'occasione perché autorevoli editorialisti di autorevolissimi giornali scrivano, come succedeva 25 anni fa, antimafia. Antimafia non serve. Io ho fatto un dibattito radiofonico, garbato nei toni, allucinante nelle argomentazioni, con Galli della Loggia, che diceva: ma noi abbiamo bisogno di 3 caserme in più, non dell'antimafia che va nelle scuole e che costruisce il convegno,
che realizza la cooperativa e che gestisce il bene confiscato alla mafia. Guarda, o noi siamo capaci di distinguere, oppure se mettiamo nel mucchio tutto, la sindachessa che si è fatta il completino firmato con i soldi raccattati con la finta antimafia, col lavoro prezioso e straordinario che è stato fatto per anni, per lustri, dai ragazzi di Libera Dolciotti, che ha regalato a questo paese una buona legge. Vogliamo ricordarlo che la legge oggi permette che i beni confiscati vengano affidati ad associazioni, a cooperative e comuni? Non l'ha fatta lo Stato, l'ha subita da 1 milione di firme che è stato raccolto dai cittadini italiani. C'erano progetti di legge sepolti nei cassetti da anni e che nessun partito, né a sinistra né a destra, ha avuto il coraggio di tirare fuori. Sì, da qua li sono visti. Come dire, 1 milione di firme che diceva: guardate che se questi terreni confiscati li tenete lì al macero a marcire, i palazzi a franare, le aziende a fallire, avremo dimostrato che aveva ragione la mafia, la convenienza dell'essere solitaria alla mafia, nella peggiore nella migliore delle ipotesi, distratti. Oggi la stessa cosa sta avvenendo nella, come dire, nello sfarinamento di questo dibattito che somma pregiudizi e pregiudizi. Una proposta che è stata fatta da un'antimafia che ha costruito anche cultura applicata, pensiero scientifico, proposta politica, e che dice occorre un avviamento alla legalità delle aziende confiscate alla mafia, perché altrimenti accadrà quello che sta accadendo e che continua a confermare che la mafia conviene. 1400 aziende confiscate, 42 aperte, le altre chiuse. Perché se tu confischi un'azienda alla mafia, la consegni nelle mani di un curatore giudiziario che non avrà altri poteri che una gestione puramente burocratica e non crede ai processi di avviamento alla legalità che riguardano anche gli accessi al credito, il costo del denaro, la capacità di stare in un mercato dal quale altrimenti viene espulsa, quelli ti diranno: avete visto con me l'azienda degli Ercolano, a Catania aveva 220 dipendenti, adesso sono 14 e sta chiudendo. E su questo o tu riesci a costruire un dibattito che faccia giustizia delle semplificazioni che abbiamo ascoltato in questi giorni, che rimetta al centro le cose da fare bene, oppure se prevale questa idea per cui da una parte c'è il giudice Di Matteo che vuole far carriera e dall'altra non sprechiamo i soldi per l'antimafia perché è meglio fare una caserma di carabinieri in più, noi regrediamo nel tempo, noi veniamo da una fase, chiudo, in cui parlare di mafia era complicato, per 10-15 anni non ne abbiamo voluto parlare affatto, perché ritenevamo che il problema fosse risolto, che questa sorta di amnistia reciproca che Stato e mafia si erano concesse, per cui non ci sono stragi, non ci sono morti, non c'è bisogno di considerare come modificare al meglio i nostri strumenti, non c'è bisogno di costruire una consapevolezza che attraversi anche le forme, gli strumenti, il linguaggio e la cultura. Adesso ricominciamo a parlare e scopriamo che alcune cose siamo rimasti all'intervista, al dibattito che Giuseppe Fava fa a Palazzo Lacrede il 20 dicembre del 1983. Questo ci riempie di cuore d'orgoglio per questo nostro amico che qui ci ha raccontato cose profonde e straordinarie, ma ci riempie, come dire, lo stomaco di angoscia, perché per molte cose noi siamo fermi ancora a quel tempo e noi da questo dobbiamo, come dire, a questa consapevolezza dobbiamo reagire, come diceva bene Sebastiano Ardita, o noi riusciamo a decidere che c'è uno Stato e quindi un'idea di nazione civile, una proposta civile, culturale e politica contro la mafia, senza giocare con le 100 opportunità di sfumature che vengono offerte alla discussione, oppure se noi accettiamo che l'alternativa sia costruire una caserma in più e cancellare il lavoro che è stato fatto in questi anni, diamo ragione a quelli come Rina che sono ancora convinti di essere i padroni delle nostre anni. Questo è la premiata di questa edizione, che insomma, dimostra come fare il proprio dovere anche in ambito giornalistico, soprattutto in ambito giornalistico, in certe realtà dove ancora si è veramente all'anno zero, dove si ha poca consapevolezza di quello che è il rapporto tra mafia e politica, è possibile ed è importante farlo. Quindi la parola a Santina e a Lester. Ah,
ascoltare tutto questo e poi ritrovarsi accanto una giovanissima di 23 anni che sembra interpretarlo perfettamente, diciamo che è il segnale forse più forte, non solo che non tutto è perduto e che probabilmente non si è arretrati neanche di un millimetro, come diceva il dottor Di Matteo, ma che probabilmente si può aspirare anche ad andare avanti. Esther Cassano è giovanissima ed è una studentessa alle prese col latino, leggevo l'altro giorno su Facebook, che però non ha dimenticato di essere prima di tutto una cittadina, e nell'interpretare questo suo, diciamo, questo suo essere e nel declinarlo nella vocazione di giornalista ci ha regalato una bella esperienza e un bel, diciamo, colpo messo a segno nel nord, nel profondo nord. Siamo stati abituati negli anni, soprattutto al sud, a considerare la mafia cosa nostra, nel senso che era geograficamente connotata, quasi avesse il marchio IGP, per cui territorialmente circoscritta alla Trinacria o giù di lì, arrivavamo a Napoli, arrivavamo alla Calabria. Da anni ci sentiamo dire, in realtà, da qualche anno, nelle conferenze, dagli uomini di legge, dalle istituzioni, dai giornalisti, attenzione, perché la mafia non è più quella di prima, o meglio, la sua geografia sta mutando, le metastasi, quelle che prima erano metastasi, per cui corpi satellitari in qualche modo collegati al cervello pensante, alla mente pensante, stanno diventando braccia, stanno diventando mani, sono diventate gambe, sono diventate teste. Per cui c'è, se non uno spostamento totale, sicuramente un allargamento e un infittimento di quello che è il fenomeno mafioso oggi. Mi piace pensare che quando Giovanni Falcone, in quella famosa intervista, disse quella famosa frase che ha anche citato Di Matteo prima, la mafia è un fenomeno umano connotato nel tempo e, come tutti i fenomeni umani, è destinato a finire. Ci desse delle indicazioni non solo sulla, come dire, scatologia mafiosa, sulla sua apocalissi, e quindi ci invitasse a sperare e a pensare che la mafia un giorno avrà una fine e ce ne libereremo, ma ci invitasse anche a pensare che la mafia, essendo un fenomeno umano, come tutte le cose umane, evolve, si modifica, cambia faccia, cambia metodo, cambia linguaggio, cambia luogo. E che forse il ruolo più importante oggi non è solo quello di parlare di mafia cercando di delinearne i contorni di metodo, ma è soprattutto, come le applicazioni che siamo abituati a scaricare sui nostri iPhone, cercare di capire quali sono gli aggiornamenti e quindi cercare di interpretare il fenomeno mafioso alla luce delle sue continue e incessanti novità. In una delle interviste fatte dopo che la vicenda Setriano, comune della provincia Garbato, comune della provincia milanese, è esploso, veniva chiesto, o meglio, durante il momento di delegittimazione che è seguito e di cui parleremo alle inchieste di Esther, veniva appellata come una Giovanna d'Arco. E quando questa cosa arrivava alle sue orecchie, ho letto che un pochino si inalberava e diceva: ma che Giovanna d'Arco, io ho fatto semplicemente il mio mestiere. Credi che questo attribuire a chi fa il proprio mestiere, il proprio lavoro, con coerenza, con passione, dei modelli probabilmente inarrivabili e chissà come mai quasi sempre connotati da un pizzico più o meno evidente, più o meno legittimo di follia, faccia parte di quell'azione di delegittimazione di cui abbiamo parlato prima, o che in questa sublimazione quasi estrema ci sia un tentativo di allontanare le figure che fanno il dovere ogni giorno nella propria vita dai comuni cittadini? Prima di tutto, insomma, grazie, un ringraziamento doveroso alla famiglia e alla Fondazione Fava per, insomma, avermi invitata e premiata in questo angolo di isola, in questo lembo di Sicilia che è anche la mia terra di origine, quindi insomma torno oggi e da poco più di 3 ore che sono qui e già ho vissuto... Abbiamo scoperto una madre siracusana. Esatto.
esordio è stato delle emozioni molto forti proprio per quello che Palazzo Vacrei e Siracusano rappresenta per me. Io ho iniziato a scrivere a 17 anni e il mio desiderio era quello di venire proprio in Sicilia a fare giornalismo qui. Poi ad un certo punto ho scoperto che di mafia al nord c'era molta urgenza ed esigenza di parlarne. E nell'estate del 2010 300 affiliati fra la Lombardia e la Calabria sono stati messi dietro le sbarre dai magistrati milanesi e calabresi, proprio in quegli stessi giorni in cui l'ex prefetto di Milano diceva che no, a Milano e nell'Interland la mafia non esisteva. E quindi insomma la mia passione per il giornalismo è cresciuta piano piano con l'approfondimento di ciò che realmente accadeva nella terra in cui sono nata, in provincia di Milano, in cui sono cresciuta, ho frequentato le scuole, i mossi che mi passi nel giornalismo. Ecco, quel processo di delegittimazione. Dunque io nell'ottobre del 2011 ho incominciato un'inchiesta su un paese del milanese, si chiama Sedriano, un paese che prima dell'ultimo anno era per niente conosciuto a livello nazionale, era uno dei tanti piccoli centri cittadini di modeste dimensioni nell'Interland milanese, con ancora un paesaggio comunque pianeggiante, dove i cittadini alla domenica pomeriggio vanno in chiesa, al parco, e poi si rinchiudono nel folklore padano delle proprie tradizioni. Ho incominciato un'inchiesta in questo paese a seguito di alcuni articoli che furono subito querelati dal primo cittadino di Sedriano, 11.000 abitanti nell'ovest di Milano. Era il primo numero del giornale che con il mio direttore Silvio Mattioni fondammo in provincia, e al primo articolo pubblicato seguì immediatamente una querela per diffamazione. Ecco, questo atteggiamento così contorto, arrogante da parte di un primo cittadino, un professore di religione, ecco, mi spinse a insomma, cercare di capire per quale motivo questa querela, per quale motivo da ottobre a dicembre furono 6 articoli querelati e per cui mi sarei dovuto presentare in tribunale a difendermi. Ecco, esattamente un anno da quel primo articolo uscito in edicola, il primo articolo querelato, il sindaco di Sedriano, Alfredo Celeste, fu arrestato per corruzione all'interno di un'indagine della magistratura che portò dietro le sbarre anche l'ex assessore alla casa di Regione Lombardia, Domenico Zambetti, e altri affiliati dell'Andrangheta, quindi dell'associazione mafiosa la cui casa madre è ancora oggi in Calabria, e altri due personaggi che gravitavano a Sedriano, due personaggi i cui nomi sono stati riportati nelle pagine del mio giornale, sui miei articoli, e per cui sono stata appunto querelata al centro di una campagna volta a fermare il mio lavoro. E quindi esattamente un anno dopo il primo articolo querelato viene arrestato il sindaco, vengono arrestati questi due personaggi. Il primo è Eugenio Costantino, presunto boss dell'Andrangheta, padre di una consigliera comunale PDL del comune, e l'altro è Silvio Marco Scalambra, marito di un'altra consigliera comunale nella Giunta Celeste. Ecco, uno scenario che in realtà si riproduce in molti dei comuni lombardi, di quella terra che per troppo tempo è stata creduta immune dall'infiltrazione mafiosa. E invece nell'eccellenza lombarda ci troviamo una perfetta triangolazione in cui un politico, un uomo della politica, ha dei rapporti con un presunto boss dell'Andrangheta, e a congiungere le due abbiamo un presunto collettore di voti appartenente alla classe dei professionisti. E questo è stato il fulcro della mia inchiesta, che poi ha portato allo scioglimento di Sedriano. Lo scioglimento di Sedriano per mafia è avvenuto nella notte fra il 15 e il 16 ottobre 2013, quindi qualche mese fa. Ecco, devo dire che appunto parlavi di Giovanna d'Arco, è emblematico come il comune sia stato sciolto
appunto il 15 sera è stato diffuso un comunicato stampa dal Ministero, quindi il Ministro dell'Interno, dopo un'indagine della Commissione Prefettizia, ha diffuso la notizia che il comune era stato sciolto per mafia, primo caso in Lombardia. E la notizia è stata diffusa intorno alla mezzanotte. Alle 21 della stessa sera, un giornalista locale, un giornalista della provincia di Milano, pubblicò un articolo, devo dire, molto spiacevole, ripugnante, in cui venivo descritta come una visionaria e una Giovanna d'Arco della legalità, che vedeva l'andrangheta e la mafia al nord perché ha di origini siciliane. Come se avere appunto origini siciliane fosse un qualcosa di negativo. E appunto sulle pagine del suo giornale, perché lui è direttore di questo giornale online, disse che dovevo smetterla di rovinare la sua terra, la Lombardia, con visioni apocalittiche, secondo lui riferite esclusivamente al sud. Ormai l'articolo ebbe vita più breve, alle 21 pubblicato, a mezzanotte sciolto il comune di Siriano, voglio dire, anche nella brevità dell'online bruciato immediatamente probabilmente, no? Ma questo fa parte quindi di una delle dinamiche della delegittimazione di cui parlavamo prima. Che volti ha oggi la delegittimazione per una giovane giornalista di provincia che decide di occuparsi di cose probabilmente scottanti? Prima di tutto la difficoltà del condurre un'inchiesta in una situazione di estremo precariato, perché l'inchiesta che ho svolto, sostenuta dal mio direttore, dal mio giornale, è stata fatta con articoli retribuiti dai 2,50 euro ai 10 lordi ad articolo, non perché il mio direttore sia cattivo, anzi mi ha sempre dato pagine su cui scrivere, ma perché ad esempio dopo una serie di minacce non solo legalizzate, quali sono le querele pretestuose, ma anche insomma più ben meno velate e più fisiche, la casa editrice ha deciso di chiuderci le pubblicazioni, quindi noi è esattamente un anno che usciamo in edicola sostenuti esclusivamente dagli abbonamenti dei lettori, ci siamo costituiti cooperativa, riusciamo a coprire esclusivamente il costo della stampa, quindi è veramente un giornale, una sorta di resistenza della carta stampata. Poi c'è un isolamento che nasce dalle invidie, un isolamento che nasce da quei giornalisti trombettieri del potere, quindi persone che per gli stessi soldi che guadagno io d'articolo si vendono al politico locale e quindi cercando di diffamare il tuo lavoro. Devo dire però che nella mia vicenda mai mi sono sentita sola, quindi se ancora oggi riesco a fare inchiesta, se ancora oggi sono pronta a denunciare, è perché una rete di sostegno, di solidarietà, di antimafia, di cittadinanza si è attivata il mio sostegno, quindi l'abbraccio delle persone è assolutamente fondamentale, quindi non c'è stato alcun isolamento. Devo dire che comunque svolgere il lavoro di giornalista d'inchiesta in un hinterland, quindi una provincia di una grande città, non è come fare la giornalista in una grande metropoli, perché in paesi come Siriano, di poco più di 11.000 abitanti, gli spazi sono piccoli, sono modesti, sono ridotti. Capita di denunciare il malaffare del tuo vicino di casa, esattamente come capita che l'imprenditore, il gestore di un garden che vende fiori e piante, da cui sei sempre andato a comprare la piantina per tua madre, è colui che ha favorito l'infiltrarsi dell'andrangheta nel tuo comune. Situazioni diciamo di tensione quotidiana a cui un giornalista deve sapere che può andare incontro. L'importante è non essere mai soli nel denunciare e nel coprirsi, cercare di avere sempre a fianco persone che ti stimolano e ti proteggono. Come hai visto? Parlando di situazioni di tensione, a volte
probabilmente pesanti per chiunque, a maggior ragione per chi si affaccia a questo mestiere. Come ha vissuto la tua famiglia questa situazione? È una domanda che evito sempre. al di là di questo, diciamo che prima dello scioglimento di Sedriano per mafia, quindi prima che anche la macchina mediatica si avvicinasse al mio caso, io era già da tempo che mi occupavo di 'Ndrangheta al nord. Fra il 2010 e il 2011, con il professor Orlando Dalla Chiesa e altri studenti dell'Università Statale di Milano, fondammo un'associazione, un sito che si chiama Stampo Antimafioso, grazie a cui ho incominciato a frequentare le aule dei tribunali, e quindi insomma la mia passione è nata lì. Ho cominciato a studiare le carte dei processi, a frequentare appunto l'aula bunker del carcere San Vittore, è diventata la mia seconda casa. Certo, inizialmente non dicevo ai miei genitori che 3 giorni a settimana li passavo nelle aule bunker insieme agli affiliati lombardi, però diciamo che hanno capito quanto questo lavoro viene fatto con responsabilità e quanto ci sia urgenza oggi in Lombardia di denunciare il sistema mafioso, un sistema mafioso che non va più a colpire soltanto i campi dell'economia illegale come il traffico di droga, di armi, ma va a colpire una vastità di popolazione, quindi la 'Ndrangheta è totalizzante. Abbiamo affiliati e condannati per 416 bis dall'ex direttore sanitario dell'ASL di Pavia, quindi una persona che ha studiato, una persona con competenze specifiche, al padroncino, al camionista, all'imprenditore edile con il cognome Lombardo come Perego, che ha messo la sua azienda edile di Movimento Terra nelle mani delle cosche e con cui tra l'altro tentò l'assalto agli appalti di Expo 2015. Quindi oggi parlare di 'Ndrangheta e denunciare questi fatti in Lombardia è assolutamente primario, di un'informazione pulita e anche di una cittadinanza attenta. Parlavi poco fa di un'evidenza, diciamo, anche delle parentele molto strette tra uomini della politica e uomini del malaffare in qualche modo. Prima il dottor Di Matteo citava questa osmosi, questo punto di contatto che oramai non è più solo un punto, ma sono dei canali comunicanti ben aperti tra politica e mafia. Individuava in quella parte della geografia politica il punto probabilmente nevralgico da colpire per assestare, se non il colpo finale, probabilmente un colpo determinante a tutte le associazioni di stampo mafioso. Io vorrei sapere da te se questo tipo di legami sono così evidenti che risultano invisibili, nel senso che tante volte, proprio perché ci sono quelle logiche locali di cui parlavi prima, le cose sono così scontate che non risultano neanche notiziabili e probabilmente neanche influenti realmente, per cui il comune cittadino non si rende conto che dietro quella parentela c'è effettivamente un rapporto economico, un rapporto mafioso, o in realtà sono ben camuffate, per cui il si dice legittima anche la capacità di non credere a delle cose. Beh, le mie inchieste nascono sul si dice, nascono da suggerimenti che mi arrivano dalla cittadinanza, nascono da un residente sedrianese che guardando l'erba del parco comunale, ultima creazione della giunta PDL, che nasceva a chiazze gialle, mi ha allarmata e andando a fare dovuti controlli, probabilmente c'è un reato ambientale, quindi al di sotto del terreno sono state sversate dei materiali, che è un buon lavoro che si sta facendo nelle scuole, quindi con i giovani, con i ragazzi. Bisognerebbe far capire anche ai più giovani quanto in realtà la mafia e l'affiliazione sia un qualcosa di negativo anche per la stessa libertà personale.
Chi si affilia deve rispondere a una lunga serie di regole. Quindi, ne parlava Giuseppe Fava. Se fai bene puoi salire di livello, però devi sempre stare attento e guardarti alle spalle perché potresti essere punito, se sgarri paghi. Mentre invece fare antimafia per un ragazzo oggi è bellezza, è libertà, è andare sui campi confiscati, è fare la propria vita con piena dignità e condurre. Non bisogna per forza essere giornalisti, magistrati o insegnanti che vanno a fare lezioni di antimafia nella scuola, si può essere panettiere, pompiere, qualsiasi tipo di lavoro, però farlo onestamente e poi non chiudere gli occhi quando accadono dei fatti spiacevoli e essere pronti a denunciarli, perché una cosa, una delle tante, questa è una delle tante cose da cui la Lombardia dovrebbe imparare nella Sicilia, ecco, nessuno dei pochi degli arresti eccellenti fatti negli ultimi anni in Lombardia sono frutto di denunce da parte di cittadini e commercianti lombardi, mentre invece in Sicilia si denuncia, in Sicilia ha preso piede questa ottima parte di coscienza civile. Oggi in Lombardia si fa molta difficoltà a denunciare il proprio estorsore, a denunciare chi va a chiedere il pizzo nel proprio esercizio commerciale. E quindi da questo la Lombardia e Milano deve assolutamente imparare dai siciliani. C'è un brivido nel sentirti dire queste parole, perché chi abita, chi lavora in Sicilia e spesso insomma vede tutti i limiti di questa realtà, credo che oggi abbia il riconoscimento migliore dell'impegno che ciascuno con il proprio mestiere profonde ogni giorno nella propria vita, e credo che questo sia il motivo più bello per andare avanti. L'ultima cosa prima di invitare ovviamente il coordinamento e i responsabili della premiazione, tempo fa, intervistando il filosofo Manlio Sgalambro, mi disse che non credeva a una presa di coscienza che avrebbe amalgamato i cittadini, ma mi lascio con questa frase enigmatica dove si diceva: un esercito di soli ci salverà. Tu vedi un altro futuro per la nostra terra, per il nostro paese, per questa Italia? Ci vuole pazienza e lavoro quotidiano, perché è solo quel lavoro quotidiano, cercando di... Io posso farlo pubblicando i miei articoli, non fermandomi di fronte al precariato e alle querele e alle minacce, e i cittadini possono farlo continuando a volersi informare. A Sedriano, fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, sembrava impossibile che i cittadini scendessero in piazza per chiedere le dimissioni di un sindaco. Sembrava impossibile che, ad esempio, racconto questo fatto, l'ultimo volantinaggio contro la classe politica corrotta sedrianese è stato coordinato dalla carovana antimafia e partecipato sia dalla Rifondazione che dalla Lega Nord. Sembra assurdo, però c'è una presa di coscienza sincera in questo caso che fa veramente ben sperare, quindi io mi auguro questo per il nostro paese. Il giornalismo d'inchiesta è sempre un giornalismo di parte, nel senso che scegli da che parte stare, scegli quale fatto denunciare. L'antimafia è dei cittadini, quindi io penso che su questo si debba basare la rinascita e il riscatto del nostro territorio, che sia siciliano che sia lombardo. Grazie mille, Esther. Agire Solidale, associazione siracusana che diede origine anni fa al premio Fava e che anche oggi qui è presente. Io volevo ringraziare tutti coloro che hanno messo un mattoncino nella costruzione di questa serata e di questo ricordo. Il coordinamento Fava non è un patrimonio mio o di tutti gli altri ragazzi che in questi anni, e le persone che hanno lavorato dentro il coordinamento Fava, hanno dato vita a questo. Il coordinamento Fava è di Palazzolo e della Sicilia, così anche la Fondazione Fava, così
anche il nostro concittadino Giuseppe Fava. Io, ripeto, voglio ringraziare tutti, l'associazione Anti-Racket, anche Paolo ha bisogno di essere aiutato, soprattutto dai giovani che ci sono in questo paese, e non lasciarlo andare in solitudine. Lui è una colonna portante di questo premio, perché oltre a metterci la sua presenza, mette anche dei fondi che ci permettono di andare avanti in questi periodi di ristrettezze economiche. Voglio ringraziare Esther Castano, che è un esempio di una giovane che fa giornalismo nel modo opportuno e nel modo appropriato. Io vorrei che le Esther Castano si moltiplicassero nei nostri piccoli centri, nelle nostre piccole comunità, e che stessero attenti a tutte quelle piccole illegalità che poi danno vita a quelle collusioni. Abbiamo qua in sala il direttore della Civetta di Minerva, che è uno dei tanti esempi nel territorio siciliano, per cui, cioè, invito tutti coloro i quali hanno l'ardire di dare forma a un sistema informativo attraverso il blog, attraverso il cartaceo, di non trasformarli mai in megafoni per piccoli personaggi politici che poi li utilizzano per propaganda personale, ma bensì andare a vedere il perché determinate cose accadono. C'era una metafora molto semplice che diceva che il giornalista doveva andare a chiedere, poi vedere se quando la risposta veniva data, facendo una metafora del tempo, dici fuori piove o fuori c'è sole, il giornalista deve andare a vedere se fuori piove o fuori c'è sole e poi dare il fatto di cronaca e dire se è stata detta una bugia. Io chiudo con questo e rinnovo ai giovani, voglio ringraziare anche i ragazzi di Teatro all'Aria che hanno fatto un reading stupendo, e vi prego, soprattutto i giovani, di avvicinarvi a queste forme di lotta, al coordinamento FAO, all'associazione Anti-Racket, ai giornali che lottano nel nostro territorio e anche ai politici onesti, coloro i quali danno forma e sostanza alle parole spesso vuote che pronunciano nelle riunioni di partito o nelle pubbliche piazze. Io adesso invito Claudio Resì come vicepresidente della fondazione FAO, con cui abbiamo costruito tutto in questi anni, a premiare Esther, che merita abbondantemente questo premio. Grazie a tutti voi. Esther, io vorrei rivolgere solo un augurio, visto che le motivazioni per le quali l'abbiamo scelta vi sono state chiare, di poter diventare nella sua vita abbastanza simile a uno dei tanti Carusi di Pippo Fava, che forse qualche anno meno di lei avevano anche. Io avevo lui di 17 anni, che per Giuseppe Fava ogni tanto non studiavano il latino e andavano a raccogliere notizie, e tutto sommato sono stata più contenta così. Naturalmente volevo ringraziare anche gli ospiti, Claudio Fava, il dottor Ardita, i giornalisti Massimiliano Perna, Santina Giannone e non ultimo il PM Nino Di Matteo. Grazie ancora a tutti.